C'è un nullatenente che ha comprato una squadra di Serie A. Campionato 2014-2015, il Parma ha circa 100 milioni di euro di debito netto. Il presidente del tempo, Tommaso Girardi, è costretto a vendere. Si fa avanti il petroliere albanese Reser Taci. La sua società, The Stras Holding, fatturava circa 1,5 miliardi di euro all'anno. Quindi Girardi chiude l'accordo. Tempo 2 mesi e Taci ci rinuncia. Ed è qui che entra in scena Gianpietro Manenti, che compra il Parma per 1 euro. Manenti era un imprenditore bresciano che promette di pagare stipendi e debiti della squadra attraverso le entrate della sua società, la MAPI Group. Peccato che i soldi non arriveranno mai. La cosa assurda fu la totale assenza di controllo da parte della Lega Calcio, cosa che mise a rischio la credibilità dell'intero campionato dell'anno. Poco dopo venne fuori che la MAPI i soldi non li aveva. Pensate che la macchina di Manenti fu messa sotto sequestro dalla polizia per 1.900 euro di multe non pagate. Alla fine Manenti è stato arrestato e il Parma è stato costretto a dichiarare bancarotta.